Da quanto è che non facciamo una reaction a TikTok? Dai tempi della cumbia della Loira. Oggi sarò un giudice, un professore, un esperto dei balli di TikTok. Di tutto. Di TikTok, dei balli di TikTok, di tutto. Perché oggi darò un voto a ogni TikTok che vedrò. Buon day! Buon day! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Iniziamo subito, senza tante perdite di tempo. Guarderò la compilation più recente che trovo dei TikTok, ok? Che stanno uscendo in questo periodo. E darò un voto. Comunque ora sono un TikToker professionista, quindi ogni TikTok che vedrò darò un voto da 1 a 10. Ehi, 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 allora, ballerista, fermi tutti, fermi tutti. Diamo un voto a questo TikTok. Buon movimento, molto sciolta. Hashtag sciolta. Però non mi ha entusiasmato più di tanto, ok? Direi un 7,5, 7,5. Sono uno buono, tendo sempre a dar buoni voti. Cioè, in realtà non lo so, è il primo video che faccio dove do i voti. Vabbè, lei è famosa, lei è brava, lo sappiamo che sa ballare. Che voto le diamo a lei, lui, come cazzo si chiama lei? Le diamo un bel 9. Lei è brava, è brava, è brava. Eccola, è il turno di Charlie. Charlie da Milio. Non sto guardando, non sto guardando. Che voto diamo a Charlie? Io le do un 7. Un 7, mi spiace ragazzi, però io le do un 7 perché... Non so voi, però a me sembra che faccia sempre le stesse mosse. Cioè, questa mossa la metto in tutti i balli, non va bene. Bisogna essere creativi, creativi. Edison. Lei è una delle mie preferite, quindi sarò un po' di parte. C'è una new entry, chi è quella? La mamma? O la sorella? È la mamma, questa è la mamma. A Edison io do 9. 9, 9 per Edison. Bravi, bei movimenti. Molto sciolta, sempre sorridente. Mi piace, mi piace. Chi è sta figa qua? Lei. Bella e brava, eh. Sciolta, bella e brava. Che effetto speciale che ci ha regalato. A quanto diamo a lei? 10. 10. 10 pieno. Mi piaceva l'outfit, diciamo. Aveva dei begli occhi. Passiamo col prossimo TikTok, professore. Quella era una Maserati. Chi ha visto Casa di Carta capirà la citazione. Che bei capelli che c'ha il tipo lì. Però lui non balla, cos'è sta storia? E non balla lui. Allora, dato che comunque è un TikTok di coppia, il voto non è che va dato a uno all'altro, va dato alla coppia. Non mi è piaciuto. Lui era molto fermo, ok? Grande stile lui, bello sì, però fermo. Molto... Non era sciolto. Non era sciolto come piace a me, ok? Barbuto, che è sempre piaciuto. Barbuto è sempre piaciuto. Questa volta io mi sento di dare un 5. Insufficiente. Raga, questo video mi piace così. Mi sto proprio divertendo. Qua... Devo essere sincero, questo qua è proprio bravo, eh. Questo è proprio bravo. 10, 10. Voi mi direte, vabbè, si è solo messo a testa in giù. Io personalmente vi dico la verità, proprio la mia sincera verità. Barbuto mette la mano sul cuore, da questa parte. 10. Perché io non lo so fare, non lo so fare personalmente, quindi Genshin. Beh. Savage. Savage. Allora ragazzi, queste erano mosse abbastanza banali perché le so fare anch'io, vedete? Jesse Savage. Quindi 6, sufficiente, sufficiente. Sufficiente, mi spiace per il ricciolino. Ehi. Cazzo? Non è questa la canzone, eh? I'm savage. Allora, a questa coppia, sei. Senza tante spiegazioni, ragazzi, non perdiamoci. Regge. Allora, a lei diamo un voto superiore al 10, ovvero petacolo. Lei, petacolo. Petacolo. Ha fatto proprio dei movimenti. Sciolta, sciolta. Brava. Is having a flash sale with 40% off on their best selling LED strips. Click the link in the description and use the discount code below for an extra 10% off. Orders go towards supporting this channel.
Ecco, questi sono in tre, ragazzi, eh. Quello in mezzo bravino, anche quello dietro. Ok, ok. E che voto diamo a questo trio? Un bel 9, 9, senza esagerare. Se qualcuno di voi non fosse d'accordo con me su alcuni voti, scrivetelo, ma ve lo sconsiglio, perché vengo a rispondervi. E chi non è d'accordo con Barbuto, non mi è piaciuto. Why? È why? Che bello quel bambino, proprio tenero, ma sono identici. Io mi immagino quel bambino che quando crescerà sarà uguale a lui. Cioè, capite? Stesso a... cioè, capito? Diamo un 8, 8 a questa coppia di fratello e fratellino. Ah, eccolo di nuovo, ormai è protagonista, eh? Attenzione. La la. Voto 9. E che voto dobbiamo darle? Dateglielo voi. No, questo non mi è piaciuto. Voto 5. E mamma mia, esce solo questa, mo. Non accetta il voto. Non ha accettato il vostro. Ecco, cambiate, cambiate, attenzione. Bravo, bravo, voto bello, questo mi è piaciuto, voto 2. And I don't want to say it, not I want to know. Aspetta, mi sono perso, voto, quello lì è molto semplice, cioè fai così, no, così no, vabbè. Voto 2. Se qualcuno non è d'accordo, può dirmelo nei commenti. Allora, questo mi piace, bello sfondo, mi piace lo sfondo. Qualcuno sta rubando un quadro. Cazzo sta facendo quello dietro? Voto 8 per l'intrattenimento, perché mi è piaciuto. Barbuto, io immagino già il commento più commentato sarà: Barbuto, stai dando i voti un po' a caso? No, no, assolutamente no. Eccoli, questi sono veri balleristi, eh. Questi sono, si vede che sono veri balleristi. Veri balleristi questi qua. Voto 9, bravi balleristi. Lei anche, secondo me è una brava ballerista. Tutte vestite uguali, mi è piaciuto questo TikTok. Non perché come... mi è piaciuto. 10, anzi, spettacolo. Loro brave, sono vestite tutte uguali. Ah no, c'è il ragazzo di mezzo. Ah no, questi qua sono i tre di prima. Bravi, bravi, voto. Aspettiamo che finisce. Bravi, voto 9. Lui cosa sta facendo? Voto 0. Mi spiace, mi spiace. Qua è già più bravo. Qua è già più bravo, voto 1. Quattro, che ancora non abbiamo data nessuno. Wow, che bei capelli. Cosa? Oddio, per un attimo pensavo iniziassero a limonare come due paguri, eh. Attenzione, perché lei, è lei? È lei, è lei, è lei, è lei. Chi ha visto tutte le mie reaction? Lei c'è sempre, è incredibile. Forse mi vuole, forse mi desidera, perché c'è sempre in tutte le mie reaction. Forse magari è tanto famosa e quindi c'è in tutte le reaction, ma io lo escluderei. Secondo me è perché mi perseguita. Qua servono gli occhiali. Non mi ha mai deluso lei, eh. Bravissima, bravissima. Brava, 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 brava. Bravissima, 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 ragazzi. Bravissima, bravissima. Ecco, c'è un replay. C'è un duetto, c'è una doppietta. Due TikTok suoi. Bra, bra. Bra, 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 bra. Ragazzi, voto spettacolo, senza discussione. Gliel'avrei dato anche solo se avesse sorriso. E il TikTok è scorso o gli occhiali? Ah no, il TikTok. Bravissima, 9, voto 9. Che brava col cerchio, ma è bravissima. Comunque il cerchio ha fatto dei trabocchini incredibili, delle magie assurde. Questi erano i voti di Giuseppe Barbuto, che è sempre piaciuto ai TikTok. Fatemi sapere se questa nuova serie vi piace, magari potrei riproporla. Fatemi sapere su quali voti non siete stati d'accordo, perché state sicuri che se non siete d'accordo con me io vi risponderò. Questo non vuol dire che tutti non siete d'accordo con me. Se sei un nuovo iscritto, mi raccomando, iscriviti, commenta con hashtag nuovo iscritto. Andrò a far parte di... della Spettacolo Gang, Spettacolo Gang Family. Io vi saluto e ci vediamo domenica, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica uscirà un video.
Ragazzi, sugli orari sono un po' scombussolato. E notate, sto caricando alle 18. Quindi voi controllate alle 14 se c'è il nuovo video. Se non c'è, esce alle 18. Ok? O molto più semplicemente, attivate la campanella di fianco al tasto iscriviti sul mio canale. Così vi usciranno tutte le notifiche ogni qualvolta io caricherò un video. Ciao!